sensibilizzare i più piccoli sull'importanza della protezione delle api. È il senso della giornata mondiale che si celebra il 20 maggio. Non sono mancate iniziative all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco con l'intervento di un esperto apicoltore. Protagonisti di una lezione pratica gli alunni di due classi del plesso Sasso. Soddisfatta la dirigente scolastica Alessandra Tallarico. Questa mattina c'è stata una bellissima uscita didattica che ha visto coinvolti le due classi del plesso Sasso, scuola primaria, classi seconde, a questa uscita didattica che si è svolta al plesso sede centrale di Nicola. In effetti loro hanno seguito una lezione pratica da un esperto apicoltore proprio sul magico mondo delle api. È stata una bellissima lezione alla quale ho assistito anch'io come dirigente scolastica, quindi interessantissima. Le due classi sono state divise in due gruppi, quindi un gruppo ha seguito la lezione pratica grazie all'apicoltore che è venuto stamattina a scuola, e l'altra metà della classe invece ha eseguito delle schede didattiche predisposte dalle loro docenti di classe. È stato davvero molto interessante, anche perché sembrava veramente di cominciare come vecchi tempi, quindi sembrava veramente di ritornare quasi alla normalità, perché gli alunni hanno ricominciato a socializzare, a relazionare tra di loro, quindi è stata davvero una bellissima esperienza. Naturalmente il tutto si è svolto nel cortile, quindi all'aperto, mantenendo comunque le dovute distanze di sicurezza a causa Covid, quindi comunque cerchiamo sempre di stare molto attenti. Però diciamo che già è un inizio, è un auspicio, si spera anche in futuro di organizzare altre attività come queste, perché è veramente risultato interessante. Anche gli alunni facevano diverse domande, incuriositi, ovvio, di questo magico mondo delle api, sono veramente stati entusiasti nel seguire questa lezione, anche perché l'apicoltore ha portato anche la teca con le api, quindi ha spiegato questo magico mondo anche facendo vedere anche i prodotti che producono le api, il miele, la propoli e quant'altro. E sono state anche omaggiate di un vasetto di miele, quindi erano veramente entusiasti. E vedere nei loro volti un po' di serenità e felicità non può fare altro che piacere alla dirigente e anche ai docenti stessi. Io sono apicoltore, ho una piccola azienda agricola, apistica, e gestisco questi alveari che sono tra il Parco Nazionale del Vesuvio e quello del Cilento. E siamo qui in questa scuola di Torre per la giornata delle api, che è fondamentale appunto per il mondo. Gli insetti in generale sono molto importanti per tutto l'ecosistema, in particolare le api ci permettono comunque di avere frutti e tanti ortaggi di cui ci alimentiamo. Quindi dobbiamo stare sempre più attenti a questi piccoli animali che, anche se un po' invisibili, permettono la vita come la conosciamo.